La situazione che abbiamo ereditato qui a Palazzo San Giacomo è molto grave, lo sapevamo. Non ci avvilisce, anzi, abbiamo molta fiducia e anche ottimismo su quello che accadrà nei prossimi anni, nei prossimi mesi e anche nei prossimi giorni. Sui rifiuti ci siamo assunti delle responsabilità che altri in vent'anni non si sono assunti. La prima delibera è rivoluzionaria. Invito tutti ad andarla a leggerla sul blog. Raccolta differenziata porta a porta è un'altra serie di misure molto incisive, differenziata spinta, protagonismo dei cittadini, oltre ovviamente all'acqua pubblica e agli altri beni comuni un'altra delibera molto importante. Ovviamente la spazzatura deve essere tolta dalle strade. Il comune ha la responsabilità della raccolta dei rifiuti e noi su questo siamo pronti, siamo attivi. Abbiamo dato il massimo, io personalmente ho trovato delle risorse economiche importanti, abbiamo avuto dei, dei sabotaggi molto gravi che abbiamo segnalato nelle sei dizionari, segno che stiamo toccando, rompendo, scassando equilibri consolidati anche di forze, diciamo così, oscure che si mettono e si metteranno sempre più di traverso. Il luogo però in cui smaltire i rifiuti non dipende dal Comune. Dipende molto da altri enti. Il governo finora si è girato dall'altra parte per i veti incrociati, soprattutto da parte della Lega Nord. Stiamo cercando di, di ottenere il massimo di cooperazione politica istituzionale con la provincia e con la regione, cercando di evitare rotture e di lavorare invece tutti per l'interesse dei cittadini. Devo dire che. Avevamo anche raggiunto dei risultati molto importanti che avrebbero consentito in 4-5 giorni di pulire Napoli, poi però un sito che era stato individuato è stato chiuso, ma oggi accogliamo la notizia con favore che il TAR ha concesso la sospensiva al provvedimento che era stato emesso e io sono convinto che con la solidarietà all'interno della regione Campania si possa far fronte a questa emergenza. Togliere la spazzatura significa poter partire immediatamente con il piano rivoluzionario che abbiamo messo in atto. Raccolta differenziata, compostaggio, ciclo ecocompatibile e virtuoso dei rifiuti. Sono fiducioso che le altre istituzioni collaboreranno, ma se questo non dovesse accadere... Il sindaco, il vice sindaco, la Giunta, soprattutto il sindaco e il vice sindaco che stanno lavorando circa 16 ore al giorno, anche la notte sui rifiuti, su nostra richiesta sono stati convocati diversi tavoli in prefettura, noi ci stiamo comunque preparando al piano nel caso in cui veniamo lasciati soli e abbandonati dalle altre istituzioni. A quel punto Dobbiamo trovare una soluzione da soli, perché non è tollerabile che Napoli sia invasa dai rifiuti. Io sono fiducioso che la soluzione si troverà insieme ad altri, ma se questo non accadrà noi libereremo comunque Napoli dai rifiuti e vi terremo informato passo passo di quello che sta accadendo, dei risultati da degli ostacoli di ogni tipo che possiamo trovare sulla nostra strada. Perché abbiamo liberato Napoli e continueremo a liberare Napoli da ogni peso, prima di tutti quello della spazzatura.